Dopo l'annuncio a sorpresa di Paper Mario, la sensazione che stanno provando tutti gli utenti Switch è che ci si possa attendere qualsiasi cosa senza un minimo preavviso. Abbandonata, chissà per quanto, la tradizionale formula del Nintendo Direct, la casa di Kyoto sembra intenzionata a cogliere continuamente di sorpresa i suoi fan, e fino ad ora direi che ci è riuscita più che bene. Secondo me, ora più che mai, bisogna cercare di essere il più razionali possibile e provare a capire cosa sia plausibile e cosa meno. Un recente rumor che vede protagonista la tanto agognata Metroid Prime Trilogy Collection a questo punto è l'occasione perfetta per riflettere lucidamente sui prossimi mesi di Nintendo Switch. In giornata il rivenditore svedese Inet ha messo online, sul proprio sito, la pagina prodotto relativa alla Metroid Prime Trilogy Collection per Switch, con tanto di data di uscita, fissata per il 19 giugno. La notizia ha impiegato veramente poco a rimbalzare da un sito all'altro, e nonostante la pagina non sia più online su Inet, ormai la svista è di dominio pubblico ed è ovvio che tutta l'utenza sia subito esplosa dalla gioia. Per quanto odi fare il guastafeste, ve lo dico, per me le possibilità di vedere la collection a giugno sono praticamente nulle, e vi spiego perché. Che la collection esista è un po' il segreto di Pulcinella, il suo annuncio e la sua data di uscita sono stati rimandati a causa del rinvio di Metroid Prime 4. Infatti è plausibile pensare che la collection serva da antipasto a quella che sarà la portata principale, e Nintendo abbia così deciso di utilizzare la collection per spianare la strada al ritorno di Samus, permettendo così a chi non è mai entrato in contatto con la serie Prime di farsi un'idea di cosa attendersi dal nuovo capitolo. Anche se è pronta, pubblicarla così, senza alcuna certezza per Metroid Prime 4, non avrebbe alcun senso e perderebbe parte della sua funzione. Ipotizzando anche che Nintendo abbia deciso di rilasciarla così, come prodotto standalone lontano dal suo successore, è difficile credere a un così piccolo preavviso. La Trilogy Collection rappresenterebbe un altro titolo di punta, così come lo stato ad esempio Xenoblade Chronicles Definitive Edition, e si è vista l'attenzione che Nintendo ha dedicato al titolo Monolith. Gli ultimi mesi sono stati ricchi di trailer, approfondimenti e coverage da parte della stampa specializzata. Insomma, per pubblicizzare un titolo del genere e sensibilizzare quella parte dell'utenza non necessariamente interessata, c'è bisogno di una campagna marketing mirata e dilatata nel tempo. Con un'uscita in sole 3 settimane, non si avrebbe neanche quasi la possibilità di organizzare una distribuzione fisica sul livello mondiale, considerato soprattutto il particolare periodo in cui ci troviamo. Capisco che quanto accaduto con Paper Mario The Origami King sia qualcosa di così inaspettato da cambiare radicalmente le aspettative per questo 2020, che sembrava tutto fuorché entusiasmante, però l'episodio va contestualizzato. Abbiamo un titolo sicuramente molto meno importante rispetto a Metroid Prime Trilogy, che può anche permettersi di passare in sordina o di non ricevere una mastodontica campagna pubblicitaria di supporto. E poi sì, è stato annunciato di sorpresa, ma con circa 2 mesi di anticipo rispetto alla data di uscita, che è sempre un intervallo di tempo molto ristretto, ma è uno scenario radicalmente diverso dalle 3 settimane che ci separano dal 19 giugno. Quindi ragazzi, per me dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Possiamo ancora aspettarci di tutto da parte di Nintendo, ma sempre nei limiti del possibile. Io ho questa idea. Durante il periodo delle E3 ci saranno altri annunci importanti, quindi sì, aspettiamoci un giugno di fuoco, ma non credo potremo giocare con tranquillità a Metroid. Chissà, potrebbero arrivare finalmente degli update su Metroid Prime 4 e magari una data di uscita anticipata dal rilascio della collection, ma bisognerà aspettare ancora un po' per provarlo con mano. E comunque, visto che spesso prendo delle cantonate non indifferenti, questo è uno di quei casi in cui sarei felicissimo di venire smentito. E voi poracci, cosa ne pensate? Ci aspetta un giugno all'insegna di Prime o vedete qualche altro annuncio all'orizzonte? Vi aspetto come al solito nei commenti, lasciate un like e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Io sono il Poro Michele, senza Prime, ciao!